siamo in compagnia di Siberia. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Come state? Bene, dai. Bene. Siamo qui riuniti per parlare di Tutti amiamo Senza fine, che è il vostro terzo album in studio. Comincerei con una panoramica generale, chiedendovi quali tematiche e quali sonorità avete voluto abbracciare per questo vostro terzo lavoro. Allora, Tutti amiamo Senza fine, come in parte spoilerato anche dal titolo, è un disco che parla principalmente d'amore, la tematica forse più abusata e trattata nella storia delle tematiche. Quello che noi cerchiamo di aggiungere, insomma, tutta questa mole di trattazione, è che innanzitutto per noi, appunto, si tratta di un disco sicuramente più leggero e più fruibile dei precedenti. Ci siamo posti proprio come obiettivo quello di cercare di essere il più possibile sinceri, veritieri nel trattare di una cosa che alla fine ci siamo resi conto che era la cosa più importante di quel periodo che stavamo vivendo nelle nostre vite. Questo disco prende le mosse dal tour del disco precedente che abbiamo vissuto insieme. È stato un periodo molto bello, anche se appunto non sono mancate delle delusioni, però ci ha insegnato veramente a conoscerci. E ecco, tra di noi, ecco, soprattutto, perché nonostante fossero già 4 anni che suonavamo insieme, vivere con una persona, così come può essere magari appunto in una relazione, ma anche appunto nelle amicizie, sì, e nei rapporti comunque sono anche in qualche modo professionali, nonostante siano anche e soprattutto amicali, ci ha veramente fatto capire quanto quella appunto delle relazioni fosse una tematica centrale nelle nostre vite in quel momento. Abbiamo cercato di scrivere davvero nella maniera più sincera possibile, e se in passato comunque, prima ci confrontavamo con Matteo ha detto che i dischi precedenti di Siberia cercavano sempre in qualche modo di essere esemplari, cioè nella trattazione delle tematiche si cercava sempre in qualche modo di proporre, no, un exemplum, una condotta ideale, no? E in questo disco abbiamo cercato di evitare questo, cioè di descrivere, di parlare come noi viviamo questa cosa, senza tralasciare purtroppo le meschinità, hai detto bene, le cose anche più leggere, anche superficiali che noi facciamo. Una narrazione più completa, esatto, una panoramica più completa, più reale. Anche alla fine siamo ragazzi che, specialmente per quella che è l'età media, il giorno d'oggi siamo ancora considerati, insomma, dei giovani. Sì, nonostante noi cerchiamo in tutti i modi di invecchiare il più precocemente possibile per rispondere alla nostra età, come dire, percepita da noi stessi, però ecco... Per invecchiare c'è sempre tempo. Esatto, ragazzi, esatto. La canzone Tutti amiamo senza fine, che poi è quella che dà il nome al disco, è sicuramente uscita fra le ultime, e quando ormai ci eravamo resi conto in qualche modo che questo era il trade union del disco. Ok, come sonorità invece? Che i temi sono chiari, anche perché l'amore, i sentimenti sono un pozzo infinito, come dicevi giustamente. Sì. Di argomentazioni. Mentre per quanto riguarda le sonorità. La sonorità è un pochino più complessa, come domanda, perché non abbiamo pensato a qualcosa da cui attingere per poter tirar fuori, non so, le sonorità di questo disco. Sono venute fuori soprattutto da noi in sala prove, quindi sicuramente, se possiamo dire, da band, perché comunque sono state tutte suonate. Sì, è stata la prima volta che davvero gli arrangiamenti sono venuti quasi chiudendoci. Sì, con una chiusa di un paio di settimane in sala prove, tanto sì, lavoro e veramente al servizio della canzone. Eh sì, e poi successivamente prodotti in studio e registrati ancora in presa diretta. Okay. Per cui esatto, sicuramente se c'è una sonorità che possiamo... Sì, è nominare quella da band, comunque sì, completa, sì, suonata, la musica sì, suonata, ma esatto, al tempo stesso cercando il più possibile di evitare arzigogoli, sì, sì, che si potessero frapporre fra la canzone e l'ascoltatore. Esatto. E mi rivolgo sempre a te, Eugenio, perché sei l'autore dei testi. Qual è l'aspetto che più ti affascina nel momento in cui ti metti a scrivere un testo? Questo disco è stato il primo che abbiamo anche provato l'esperienza della coscrittura con
Cristiano. In alcune canzoni ha scritto solo, da solo, in alcune altre abbiamo provato anche a scrivere insieme, un'esperienza che comunque continua e si è rivelata essere prolifica. E la cosa che più mi piace quando scrivo, io spesso non mi dico devo parlare di qualcosa, ma banalmente per il fatto che quando cominci a scrivere in maniera continuativa, sai, quando sei magari ragazzino, adolescente, sai quello di cui vuoi parlare, perché ti sgorgano magari 5 canzoni in un anno. Quando cerchi di farlo in maniera professionale, quindi diventa il tuo lavoro scrivere, è chiaro che devi accettare una certa teoria del caos, ecco, diciamo. E la cosa che più mi affascina nello scrivere, ecco, penso sia il metodo, e cioè il fatto che io la paragono sempre al setaccio, no? Con le pepite d'oro, no? O comunque in qualche modo a un atto minerario. C'è un verso di Ungaretti che dice: quando sento in questo mio silenzio una parola scavata nel mio cuore come un abisso, no? Non è esattamente così, però comunque vuol dire proprio che se la tira fuori da dentro. Ecco, io penso che l'atto dello scrivere richiede un esercizio e che poi a un certo punto, quando meno te l'aspetti, arriva la pepita. Però richiede l'esercizio, perché solo così hai il linguaggio per poter prendere al volo l'ispirazione. L'ispirazione è una cosa che sicuramente esiste, però poi devi avere il linguaggio per trasportarla. Ecco, diciamo, il linguaggio arriva solo attraverso, e nel mio caso, sicuramente anche nato dall'esperienza con Cristiano e in generale anche col confronto con gli altri e con l'etichetta e sì, gli altri innominati sparendo dall'inquadratura, però ti chiedo di avvicinare. Sì, deriva dal confronto con gli altri, e cioè certo. Un lavoro piuttosto di sottrazione, cioè, perché io ho come forse difetto principale nella scrittura una certa verbosità, e ce l'ho anche nella vita e oserei dire, e quindi è stato piuttosto un lavoro di sottrazione e di semplificazione. Ecco. Ok, che idea vi siete fatti dell'attuale scenario discografico, di ciò che si sente oggi, cosa vi piace, cosa meno? Beh, sicuramente come abbiamo detto, variegato. Sì, variegato, che ha subito un'evoluzione immense in veramente poco tempo rispetto magari a cambiato le regole del gioco in veramente poco tempo, intanto che noi ci siamo trovati a cavallo tra il prima e il dopo, sì, che è stata parte delle difficoltà che abbiamo dovuto comunque affrontare nella costruzione, esatto, del progetto. No, il nostro progetto, diciamo, affonda le radici nella generazione precedente, cioè, quindi quando esisteva una netta separazione fra la cosiddetta scena mainstream e la scena alternativa. E adesso invece è un po' questa confusione, da una parte sicuramente un bene, dall'altra per chi fa parte del gioco ha cambiato molto le carte in tavola e le regole del gioco stesso, sì. Quindi da una parte noi vogliamo cercare in tutti i modi di preservare la nostra identità, dall'altra sarebbe sciocco non guardare quello che sta succedendo nel mondo, esatto, nella scena, e non possiamo rinchiuderci in una sorta di torre d'avorio, no? Di alfieri dei passatisti, ecco, esatto. Con questo disco abbiamo cercato esattamente di fare un passo fuori, ecco, da questa comfort zone. Che ci piace e che non ci piace. Com'è? Cosa vi piace e cosa meno, sì. Ma a me Achille Lauro. No, perché rido, è un'affermazione. No, sono serissimo. No, perché condivido questa passione con sono te. Sono serissimo, a me piace. Da questo album io comincio da 1950. Okay, anch'io lo conoscevo, ma ho iniziato a seguirlo chiaramente dalla sua apparizione a Sanremo, e sono appassionato proprio. Io l'ho detta. Io coltivo una passione per i Tauro Boys, e poi ultimamente mi sono ascoltato anche Venerus, che mi è piaciuto moltissimo, l'ultimo EP. Di Il tuo amore. Che è, cos'è il mio amore? Beh, penso a questo braccialetto. Non mi sta bene. Cosmo. Cosmo. Sì, beh, Cosmo per me è uno degli artisti sicuramente più. Diciamo che quando
pensiamo, io mi sono reso conto ascoltando loro, come ad esempio io amo i Pop X. La dichiarazione che voglio fare, okay. Quando noi pensiamo a qualcuno che ci piace, la scena attuale, pensiamo a progetti molto diversi dai nostri, cioè me ne sono anche un reso po' con... estremi. Sì, esatto. No, reso a me te. Piacciono i Canova. Ok, hai dei gusti allora, no, in linea almeno. No, però ti dico, spesso quando pensiamo a progetti che ci piacciono, progetti molto diversi dai nostri. La cosa bella è che appunto un po' vale tutto, è uno di quei periodi in cui vale tutto. Non ci sono più regole, sì. Esatto, e d'altra parte appunto andiamo in qualche modo a ritagliarci un ruolo in questa cosa. Siamo coscienti del fatto che probabilmente ritagliarsi un ruolo passi anche un po' per l'estremizzazione, perché appunto anche i progetti di cui abbiamo parlato, un altro Cosmo non mi viene in mente, un altro Pop X, al di là del lato ironico che ci può essere in questo ascolto, però è un progetto sicuramente nel bene o nel male molto caratterizzato, come Achille Lauro. Sono tutti progetti decisamente... Achille Lauro, la sua grandezza in qualche modo è stato fare un passo fuori dalla trap, fuori da quella, no, appunto, da quella nicchia. Pur è una nicchia immensa, poetica, sì. Tra virgolette. È una nicchia immensa, chiaramente non è una nicchia, è una zona immensa, però comunque è riuscito a fare un salto fuori. Noi quello che andiamo a fare, chiaramente, è riuscire ad avere un linguaggio distintivo. Sicuramente questo disco, per certi versi, va in una direzione anche un po' opposta, perché comunque cerchiamo di essere più fruibili. Vediamo quale sarà la risposta, però sicuramente questo era il disco che dovevamo fare adesso. È molto interessante il discorso della presa diretta, perché in questo periodo Gianna Nannini è uscita con un disco, anche lei registrato in presa diretta, non so se avete avuto già il piacere, tra virgolette, di sentirlo, no, è uscito da poco. Non abbiamo ascoltato. Quindi è molto interessante questo discorso che anche lei faceva, legato al tipo di sonorità, che alla fine rimangono nel tempo, perché il suono di un pianoforte e di una chitarra sarà lo stesso anche tra 40 anni. È stato un po' questo il vostro ragionamento? Cosa vi ha spinto a registrare in un modo totalmente diverso rispetto a quello che sono i canoni attuali? Sì. Ma la nostra penso sia stata una reazione... estrema anche rispetto a come è stato prodotto il secondo disco. Esatto. Sì, esatto. Volevamo tirar fuori un prodotto da vera band e quindi siamo andati all in. Esatto, abbiamo pensato che il modo migliore fosse suonare insieme e poi il suonato portarlo sul disco, ecco, quindi è stata una scelta un po' spontanea, però ci sembrava quella giusta. Sì. Poi live siamo un gruppo comunque che si fonda molto sull'energia. Quindi riportarla in studio era una cosa molto bella che ci è capitato spesso di sentire è: siete meglio al vivo che su disco. Da una parte è bella, dall'altra è brutta, perché comunque dice magari nel disco non sono riuscito a catturare tutti i lati positivi che ha il mio suonare. Io penso che questo disco sarà un disco che sarà possibile riportare in maniera molto fedele dal vivo. Assolutamente. Quanto tempo ci avete impiegato per realizzarlo, come tempistiche, come tempo di lavorazione? Circa 20 giorni. Sì. Il disco, intendo il disco, la registrazione. No, anche la scrittura. È stato per i nostri standard un disco breve, perché comunque Si vuole scappare è uscito a febbraio 2018 e qui appunto già dopo nemmeno 2 anni siamo fuori, quindi sì, 1 anno e mezzo diciamo siamo fuori, quindi la scrittura è stata veramente abbastanza rapida, da aprile 2018 a ottobre-novembre 2018. E poi tutto quello che è successo dopo è stato arrangiamento, affinamento, registrazione. Sì, no. È stato proprio una fotografia. Questo disco era un disco, so che sembra banale dire, però è un disco necessario, un disco che è venuto fuori molto rapidamente, senza troppo pensato, senza troppi costrutti. E io sono convinto che questa sia la strada su cui poi dobbiamo proseguire. Cioè stare insieme, capire quello che vogliamo fare, dove andiamo, e i prossimi dischi saranno sempre sull'onda di questo, sicuramente. Okay. Come modo di lavorare, poi magari impazziamo e facciamo qualcosa di completamente diverso a livello artistico. Però il metodo ci è piaciuto. Sì, ecco. Il metodo ci è piaciuto, sì. Ok.
Prima ha detto Eugenio la parolina magica che è live. A febbraio ripartirete in tour, il 15 febbraio a Livorno, poi il 19 a Milano, il 22 a Roma, marzo il 12 a Torino, il 14 a Modena e il 28 a Firenze. Sono le prime date del tour, sì, che esatto. Immagino sì. Avrà, continuerà. Cosa potete anticipare? Avete già, oddio manca un pochino, però avete già messo almeno in testa un po' quello che potrà essere lo spettacolo? Stiamo lavorando. Non abbiamo ancora idee. Non mancheranno i pezzi del primo disco, non mancheranno i pezzi del secondo disco. È bello perché diciamo comunque, pur essendo ancora tra virgolette emergenti, abbiamo già alle spalle un repertorio abbastanza 30. Vario, quindi comunque cercheremo di fare diverse scalette. Esatto, a differenza del tour scorso, ci siamo prepareremo diversi live. Cioè, quindi magari per poter ruotare a Livorno anche... facciamo un live e poi torni a Firenze e ne vedi un altro. Ecco, abbiamo notato che alcuni di Wall, alcuni dei nostri fan sono affezionati e vengono a sono venuti a diversi dei live dello stesso tour, ecco, e ci è dispiaciuto magari fargli sentire sempre le stesse canzoni. Sì, proporre poi sempre un po' lo stesso spettacolo. Esatto, certo. Ci piacerebbe riuscire a dare anche alle persone che magari vogliono venire più di una volta esperienze diverse, questo sicuramente. Sì. E per concludere ragazzi, dove e a chi vi piacerebbe arrivare con la vostra musica in generale e con questo disco in particolare? Arrivare nel senso chi ci piacerebbe che ascoltasse la nostra musica? Sì, sì. Beh, è innegabile che ci auguriamo si riesca a prendere il maggior numero di pubblico possibile, credo che... È il sogno di assolutamente, certo. Ma scrivere canzoni per quello... Io penso, speriamo di essere riusciti a comunicare alla nostra generazione, alle persone... Sì, esatto. Sì, magari esatto, alla nostra generazione. Una delle cose che all'inizio ci faceva più piacere e poi col tempo è diventato quasi un cruccio è stato che ai nostri concerti appunto comparivano molti 35-40 anni. Quando sei molto giovane, quando magari appunto hai 22-23 anni, vedere che oltre agli amici ti viene un uomo di 40 anni che non ti conosce, che chiaramente è molto più difficile in qualche modo, cioè da convincere a venire a un concerto per certi versi. Beh, in quest'epoca magari no, perché è un po' la generazione un po' orfana. È vero, esatto. Però comunque all'inizio ci faceva molto piacere riuscire a vedere magari da ventenni che una persona del doppio della nostra età ci apprezzava. Certo. È una cosa che tuttora... Non è facile, assolutamente. No, è una cosa che tuttora ci fa sentire stimati. Però appunto se vogliamo veramente comunque non nasconderci e non cercare di appartenere a una generazione che alla fine non è la nostra, hai detto bene te, e cercare di comunicare con le persone con cui alla fine abbiamo a che fare nella vita di tutti i giorni, perché alla fine non vogliamo lasciare che a fare questa cosa siano solo altri tipi di proposte, ecco, cioè attraverso anche per dire Spotify, il sistema degli streaming, l'artista è quasi invitato a, appunto come dicevamo prima, a seguire certi canoni, perché appunto puoi contare su un algoritmo che ti targetizza molto bene se rispetti quelle regole. Ecco, i progetti che a noi ci piacciono di più, al di là appunto del fatto che ognuno ha gusti diversi, sono progetti che fanno un po' come cazzo gli pare, ecco. Sì. E magari anche da caposcuola, per... esatto, per carità, anche da caposcuola. Noi andiamo nel nostro piccolo, per carità, ognuno ambisce all'originalità, però andiamo a fare questo, però a poterlo fare ecco, nei confronti delle persone della nostra età e anche appunto più giovani, perché comunque non vogliamo ecco, essere un gruppo passatista. Ecco. Grazie mille ragazzi, grazie io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, alla prossima e buona musica. Grazie mille. Rock.